Una sconfitta però meritata, perché abbiamo fatto una partita che non appartiene alle nostre corde. Abbiamo fatto a chi segnava di più e questo noi non l'abbiamo mai fatto. Siamo una delle migliori difese del campionato, subiamo 76 punti a partita, oggi ne abbiamo presi 92. Quindi ovviamente grande merito a Legnano, ma non è questo il nostro tipo di pallacanestro. E giocando così l'abbiamo pagata duramente. Detto questo però tengo a sottolineare, al di là di quello che ci siamo detti e ci diremo con i miei giocatori, che dopo 18 partite questa è la prima partita che noi sbagliamo, la prima. E quindi può succedere di interpretare male una partita, oggi noi l'abbiamo fatto, ribadisco, è la prima volta che ci succede. Io non dimentico mai da dove parto, so dove voglio arrivare ma non mi dimentico da dove parto. E ad agosto eravamo tutti a dire che con Legnano e altri due o tre ci saremmo giocati la salvezza. Quindi cosa voglio dire? Che noi abbiamo fatto ben oltre fino adesso e ci sta di perdere qui se sbagliamo l'interpretazione della partita come abbiamo fatto. Detto questo, grandi meriti a Legnano. Tutto, cosa posso dire? Tutto. Loro sono stati molto bravi. Purtroppo io ho negli occhi la mia di partita, perché Legnano più che far loro i complimenti. E quindi da una parte sono amareggiatissimo perché veramente abbiamo fatto una partita al contrario. Dall'altra questi giocatori che oggi hanno giocato al contrario sono quelli che ci hanno portato al primo, al secondo posto dopo 18 partite, quindi una volta possiamo sbagliare tutti. No, ha inciso solamente la nostra tenuta difensiva, loro hanno segnato 20, 23, 23, 26 ogni quarto, che per noi è greco orso manno, veramente, non è una cosa nostra. Roderick purtroppo ogni tanto si innervosisce perché è uno dei migliori giocatori del campionato e le squadre avversarie più che difendere su di lui mettono le mani addosso, lo provocano, intendo nel gioco, non sto dicendo niente di male, e uno alla fine si può anche innervosire, è comprensibile.